Bentornati all'Ora Solare, benvenuti all'Ora Solare, c'è lei, lei che ci ha regalato, ci regala e continuerà per, mamma mia, mille anni, a regalarci risate, ma risate quelle con la, come posso dire, e con tutte le vocali che voi possiate immaginare. Non è solo una donna, è la panterona della risata, e so perché dico panterona, Tiziana Foschi, è lei, panterona. Eccola! Evviva! Ben arrivata, grazie. Ben arrivata. Non ci diamo i baci, no, ma per carità, ci vediamo da lontano. Stante che con questa ragazza, eternamente ragazza, come dire, ci conosciamo da un po' di tempo. Sì, è passato qualche anno. Qualche anno. Siamo diventate maggiorenni nel frattempo. Bene, cosa pensava Tiziana Foschi nella sua capacità da ragazzina timida? Ora ci racconterà tutto. Lei pensava, io e lei sa recitare William Shakespeare, sia chiaro, ma io sarò attrice di teatro e reciterò William Shakespeare. Come andò invece? Andò invece che io frequentavo l'Accademia La Scaletta a Roma, che era l'unica alternativa all'Accademia Silvio D'Amico nel lontano 83. Nell'86 mi sono diplomata, nel frattempo Carlo Croccolo mi aveva scelto per una commedia. Tu avevi solo 17 anni. Sì, ho iniziato. Cosa sì, ti disse Carlo Croccolo? Che paragone fra te e Totò? No, intanto sono nata lo stesso giorno del principe. E questo già. E questo già il 15 già febbraio. Già dice qualcosa, esatto. Dice qualcosa. E poi avevo questo collo così, adesso insomma mi è venuto un po' di cervicale con gli anni, però devo dire l'ho spostato in maniera impressionante. Futura. E quindi insomma, ecco, faccio degli esercizi più che altro terapeutici, sì, ormai. E Carlo Croccolo rimase molto affascinato da come muovevo il corpo, da una mobilità che per Tiziana è un tutt'uno. Per lei saper far ridere è un'arte, è una grande arte, ma è anche un talento. No, si parte dal talento e si arriva all'arte, come Pelé, come Maradona, per capirci. Che succede? Grazie. Che poi ad un certo punto Pino Insegno, Roberto Ciufoli e Francesca Draghetti formano insieme a Tiziana la premiata ditta, per la quale noi ci spelliamo le mani per gli applausi. Grazie. E ringraziandovi di tutte le risate che ci avete fatto fare e che continuate a farci fare, perché sì, basta rivedervi e scatta. Sì, sì, la risata è intanto è terapeutica, assolutamente sì, l'abbiamo ormai constatato e appurato tutti negli anni poi. Però anche noi ci siamo fatti un sacco di risate con il pubblico, perché si crea con il live, ormai si chiama tutto in inglese, sì, con il live si crea questa empatia, no? E guai portare il teatro sulle piattaforme, per me, guai, perché ogni serata è diversa dall'altra e tu stabilisci un rapporto quella serata che è unico. E con non quel si ripeterà pubblico la serata, no, successiva. Anche perché noi dobbiamo avere un motivo per andare in scena, il motivo lo trovi trovando questa congiunzione empatica con il pubblico. Ora, per una ragazza timida, la congiunzione con il pubblico, sei, l'hai già detto, sei andata ad una scuola, dicevo, poi mi sono diplomata, ci credo, perché sei bravissima, ma per una ragazza timida, arrivare a tutto questo, sia chiaro, quando noi parliamo della premiata ditta, abbiamo tutti negli occhi e nel cuore qualcosa che è certezza. Loro si sono sempre divertiti tutti e quattro, grandi professionisti, ma passava questa e passa questa vostra unione, no? Sì, sì, ci siamo anche tirati qualsiasi cosa. Assolutamente, come si fanno le buone famiglie. Giulia Alberghi. Certo. Perché magari, intanto perché scrivevamo insieme, quindi stavamo tantissimo a contatto e litigavamo spesso per un tra o un fra. Non che è bello. Facile scrivere in quattro. Che bello. Però abbiamo anche censurato molto, io e Francesca soprattutto, l'immagine femminile, che a quell'epoca, devo dire, non era così ben trattata. Mo ci sono un po' troppi paletti per far ridere, però insomma, all'epoca era abbiamo era tutelato diverso tantissimo il discorso della presenza femminile nella comicità,
non erano molte le comiche dell'epoca. E poi dopo, grazie a Dio, la donna si è disinibita un po'. Non ha più paura di essere brutta, di essere divertente, non è più la bella statuina. Rendere brutte voi due era veramente complicato, però riuscivate a fare, a proposito, tante facce, mettete un asterisco su queste facce perché tra poco ne parleremo, e riuscivate a fare qualcosa che era ed è rimasto, anche chi non era nato, diciamo così, quando la premiata ditta operava, la va a rivedere su YouTube, sì, e ride. Piegando, voi avete fatto diventare la gente un panino sia davanti alla TV che a teatro, perché insomma. Ma sì, non ci siamo mai occupati di comicità legata alla politica. Abbiamo sempre trattato una satira di costume. La comicità. E poi noi creavamo quello che ancora oggi rimane un appannaggio nostro, del trio, di pochissimi altri gruppi, la scenetta. Si chiamano sketch, ma mi piace anche la scenetta, grazie. Chiamiamola in italiano, la scenetta. La scenetta. Allora, l'incontro, come è avvenuto? Io so che c'è stato chi ha detto l'abbiamo trovata, parlando di te. L'abbiamo trovata. L'incontro com'è stato? Eh sì, è proprio questa la cosa che mi ha telefonato Pino. Io ero in vacanza, come sì, tutti gli anni, nelle Marche, in questo paesino che è una frazione, non c'era il telefono allora, ma non il cellulare, non c'era il telefono. Il telefono, quello c'era muro ancora? Il telefono niente. In questo paesino. C'era l'unico telefono nel paese sopra... al nostro, noi eravamo la frazione di quel paese lì che era un po' più grande, c'era un unico telefono. Questa signora, che adesso non c'è più, contadina, si buttava in un angolo della sua aia perché con una sorta di eco urlava: c'è una telefonata per Foschi! È così. Sei meravigliosa. Allora arriva mio nonno sotto l'aia a un chilometro di altezza. Ma Foschi quale? Certo. Perché c'era mia sorella che invece aveva fatto il concorso alle poste. Allora pensavo, Dio, mi stanno chiamando per lavoro. E lei, per Foschi piccola con la bocca larga. Ci fermiamo sulla signora che chiama Foschi piccola dalla bocca larga. Fra un attimo, allora Solare, vi raccontiamo tutto su Tiziana Foschi. Tutto. La meraviglia, la simpatia, scusate, pare brutto, ridi in faccia all'ospite, no, è Tiziana Foschi, è lei che entra, anzi crea, forma la premiata ditta Ciufoli Insegno Draghetti, partendo da questa telefonata. Quindi la signora lancia la chiamata, esatto, per Foschi piccola. A quel punto tu ti devi fare un chilometro a piedi per, esatto, salire su? In salita. E lì c'era il cambio delle scarpe, perché nonna non voleva che si sporcassero le scarpe buone, quindi eravamo abituati a cambiarci le scarpe, a mettere quelle da montagna. Arrivo su in questa stanzetta dove c'era, alla fine la doveva percorrere tutta, alla fine della stanzetta c'era questo famoso telefono a muro. Ma per percorrere quella stanzetta era un dramma, perché questa signora teneva sul soffitto della stanza tutti i prosciutti, i formaggi a stagionare, quindi era pieno di moschette, di cose. Così era. E quindi un odore, diciamo, tu facevi un gran respiro, oh, e andavi verso il telefono che cercavi di prendere, ma lui scivolava perché tutti prendevano quel telefono e tutti avevano le mani che avevano assaggiato, perché lei ti offriva il formaggio, era generosissima, formaggi e cose, quindi questo telefono che scivolava come un pesciolino, e finalmente lo metto vicino, diciamo vicino all'orecchio, così, e sento la voce di Pino e dice: guarda, dobbiamo fare un quartetto, vieni subito a Roma. Io,
ma io devo recitare Ibsen, Shakespeare, perché in televisione? Che venga a fare in televisione? E da lì è partita la mia storia. Per nostra sovrana fortuna è partita la storia, ma sapevo di essere comica, non lo sapevo assolutamente. Guarda, questa era la domanda che ti volevo fare. Come fa una persona a non sapere di essere comica? Perché far ridere è tanto difficile, far ridere di io cuore. Non ero attratta da sempre, e purtroppo continuo a esserlo, dalla risata. Io vado a vedere tutti i film drammatici, infatti vado alle 4:30 da sola. Vai a vedere al i film cinema. Tristi. Sì, tutti quelli che escono da Cannes, tutti i film impegnati. A teatro vado a vedere le avanguardie, le cose. E non quest'ironia. Invece ho scoperto essere il veicolo più importante che abbiamo per trasmettere delle cose anche forti. Quindi che cosa ho pensato? Adesso li frego. Attraverso l'ironia, attraverso la comicità, io faccio passare dei messaggi altri. Che ridendo Pulcinella dice la verità, poi esatto, alla fine è esatto. Quello. Ora, il papà di Tiziana, un quartiere di Roma meraviglioso, Garbatella, bellissimo, splendido, quartiere proprio storico di Roma. Papà aveva un bar, voi avevate un bar, e questo papà, no. questa è una piccola Tiziana così, che sta così, si abbandona in braccio. Il tuo papà aveva un talento naturale a far... Cioè, me lo fai dire, a fare il mattatore, no? Cioè, a un certo punto lui... decideva di tenere allegra lui la sua compagnia. Lui saliva sul palcoscenico del suo bar, andava a fare caffè e faceva ridere le persone. Che amore. Tutti andavano lì un po' per sentire queste perle di saggezza. Che fatalità, io adesso ritrovo in molti comici romani, soprattutto dico, ma questa era una battuta che ma forse che sono venuti a prendere il caffè da papà. Sì, no? Qualcuno me l'ha anche detto, ha detto la Garbatella era una fucina. Fucina. E qualcun altro veniva invece per vedere gli occhi verdi di mia madre e non solo. Ecco, sì, ovviamente, perché poi voglio dire, lei è così bella perché, devo dire, no, la frutta casca attorno all'albero, sì. Somiglio a papà. Sei cascata bene pure tu. Somiglio a papà. Caduta benissimo. Allora, signori, si inizia, poi vi parliamo di Nina, sua figlia, a 20 anni. E dici, perché lo dici con quella faccia? Perché l'ho vista piccola e vuol dire che ho 20 anni di più pure io. La matematica non è un'opinione. Allora, Raffaella Carrà, la stupenda Raffaella Carrà, pronto chi gioca e improvvisamente... Il teatro è meraviglioso, ma quella televisione, in particolare quella televisione, veicolava tanta bellezza e tanta novità, e arrivate voi con una... con tutta la vostra novità. Ma sai, noi la usavamo come usavamo il teatro, con il pubblico che avevamo davanti. Noi non dedicavamo quello che facevamo alla telecamera, alla lucina rossa che ora vedo accesa davanti a me, ma al pubblico. E quindi ci rivolgevamo a quel pubblico fisico. Anche allora avevamo bisogno di fisicità. Di fisicità. Poi, scusami. E poi si scriveva la televisione. Sì, certo. C'erano grandi autori per la televisione, e in particolare gente come Raffaella Carrà, ma anche Lorella Cuccarini. Loro assistevano a tutte le prove degli attori, dei ballerini, degli ospiti. Era sempre una grande kermesse andare in scena, era una responsabilità quella lucina rossa accesa. Quella lucina rossa accesa era e resta una responsabilità. Poi certamente assistere anche alle loro prove deve essere stato qualcosa di meraviglioso. Attenzione, prove di professionisti, non quattro ragazzi che si vogliono divertire, però anche, come ci dice la prima cartolina che arriva per Tiziana Foschi, che arriva da cartolina. Tiziana del mio cuore, sto aspettando la barca che mi porti da te. Ah, Tiziana, un pezzo di cuore, una sorella in più, una sorella mancata, ma certo, ne avessi poche di sorelle, sono già in esubero di sorelle, ma Tiziana è quello. Con Tiziana una passione divisa nel tempo, condivisa, è un,
un amore per il teatro anche e personale, proprio spettacoli fatti insieme. Abbiamo fatto uno spettacolo che si intitola A solo di coppia e ancora lo faremo perché anche se io sono a solo, sempre di coppia si parla. Con Tizianella, mia bella. Un bacio. Mua. Roberto Ciufoli. Allora, Bella, questo è il vero bella legame. persona Roberto. Sì. Roberto Concordo. ha una grande interiorità, è un grande talento, Roberto, e lui ancora non lo sa fino a dove potrebbe Lui arrivare. Non lo ancora sa, non lo no, sa. non lo sa, perché c'ha un fondo di timidezza, c'ha un fondo di incastro con la vita e con la sua storia. Se appena si libera un po', tocchiamo delle corde di Roberto professionali, umane, indicibili, veramente dove si può lavorare tantissimo. Lo senti il silenzio intorno a te mentre stai dicendo queste cose? C'è un silenzio attento. Eh Bello. sì, Bello. Siamo Roberto è passati dal così. ridere e far ridere a dire una cosa molto Roberto è seria. così, si scava e non si trova mai il fondo. Lei è meravigliosa. Dunque, si scava e non si trova mai il fondo. Invece io vi devo raccontare che lei, mamma e figlia, saranno insieme, al lavoro. Nina, Sì. si chiama Nina. È la seconda Nina che conosco dopo la Nina della nostra Eugenia, la nostra autrice, Nina. Le Nina, cosa volete? Sono ragazze che con il teatro e con il saper fare sanno fare. Questa è quando l'ho conosciuta anche io, e qui non aveva 20 anni per evidenti motivi. Adesso Adesso è ce li grande. ha con tutti i presupposti del caso, eccola lì. Direi. Allora, questo spettacolo che sarà in scena domani, un po' nasce da Dove siamo lei, domani? A che teatro? Teatro dei Servi, e sarò A però in Roma? scena con Antonio Pisu, col Sì. quale ho appena finito di girare un film, lui è il terzo film come regista e l'abbiamo anche Evviva. E scritto, tratto da un romanzo, si chiama il film, scusami? Nina De Lupi. Nina De Lupi. Con Sergio Rubini, Cesare Wow. Bocci, Ah. sì, molte, Sandra Ceccarelli, ecco qua ancora Nina. E Invece a Nina è teatro con stata un po' Nina? l'ispirazione perché questo Faccio un'altra faccia e porterò domani in scena che sta andando in tournée, nasce da un disagio che io ho notato e ho ricordato più che notato negli adolescenti, no? Quando cercano una faccia, chi sarò io uscendo da quella porta, chi posso essere con gli amici, Certo. quando sono a casa, chi sono con i miei genitori, chi sono nella società. E veramente sono dei cuccioli che cercano una pelle e questo spettacolo è tutta la pelle che ho cercato io disperatamente nella vita. Quanto sei bella, Tiziana. E che cerco ancora con grande serenità, anche con grande serenità, però quando i figli ti riportano le domande forti della tua vita sono Bisogna qualcosa. rispondergli, no? Bisogna rispondergli Sì. con. E io gli ho detto, ti va di fare un periodo con me, con mamma, di frequentarmi un po' perché non la vedo mai, come sai, tutti i figli a 20 anni. E lei mi ha detto, va bene. Va bene, con Va la A bene, larga. dai, facciamolo. Allora ho organizzato un piccolo spettacolo, io e lei, tutelato, perché 80 posti in un teatro molto piccolino sul litorale laziale e andremo in scena a marzo, a fine marzo, io e lei con Donne Dududu. Lo sto scrivendo, sto finendo di scriverlo e volevo fare, sai, le varie tipologie di donne. Poi ho detto no, troppo qualunquista, troppo banale, parliamo di noi, parliamo del distacco di questi anni e del distacco che lascia però fortemente un ponte di Più ci si fermezza. distacca, più le arcate del ponte crescono, no? Magari sembra di dover Esatto. percorrere una strada più lunga, però sempre ponte è, Sì. cioè sempre ci si ritrova. Se pensate che quando Nina era piccola e le dicevano che lavoro fa tua mamma, lei rispondeva La fanatica. la fanatica. Sì, perché mi vedeva in scena, dice, perché stanno tutti zitti ad aspettare quello che dici? E allora dice, sei fanatica. Adoro. È così fanatica, ma così fanatica che noi non pensiamo di. Pensiamo che l'essere fanatica sia un pregio, un valore.
quando è Tiziana Foschi ad esserlo. Lo pensa anche un altro amico che ha mandato un'altra cartolina. Qui è molto ufficio postale in tutti i sensi oggi. Un'altra cartolina che arriva da... Titti, bella Titti, io ti volevo dire che ti voglio bene, che è stata una grandissima fortuna incontrarti per lavorare con te, perché sei stata un'attrice, un'interprete e una cosceneggiatrice straordinaria. Senza di te non sarei stato capace di fare quello che abbiamo fatto poi insieme. Sono stati 2 anni di tournée insieme a te, meravigliosi, con tanto successo, tante risate, perché con te si ride anche, si lavora bene e si ride. È nata una bella amicizia che spero possa continuare, e spero che in futuro poi riprenderemo il nostro spettacolo Pesce d'Aprile, perché è meraviglioso, porta un bel messaggio e poi porta una compagnia come la tua, una compagna di lavoro come te. Ciao Titti! Ma ti vogliono tutti bene! Ma guarda, sono una garantista, sai, ormai quando intervistano i politici, no? No, Cesare mi ha donato, e soprattutto Daniela, sua moglie, mi ha donato un'interpretazione, la possibilità di un'interpretazione, credo che rimarrà un po' unica nel mio percorso, nel percorso di tante donne che cercano un ruolo così forte. C'è anche una foto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, no? Che è andato, sì. È venuto a vedervi a teatro. È venuto, è venuto e ci ha emozionato anche lui, perché quando mi ha abbracciata un po' tremava e ha detto mi ha riportato purtroppo anche dei ricordi difficili, ma con questa leggerezza che è disarmante. Appunto veicolare dei messaggi importanti con grande leggerezza. Però la leggerezza è la tua, Tiziana, è quella di una ragazza che si è iscritta all'accademia, che ha studiato, che muoveva il collo come Totò, che guardava papà che diceva le battute nel bar, che è andata a rispondere tra i salumi e i prosciutti facendo la scalata a piedi della montagna che eri in vacanza, insomma... Tu sei la somma, no, di tutto questo, sei... Sì, siamo sempre un po' le somme. Le somme di quello che... della sensibilità anche che ci passano i nostri genitori, la società, i sensi, che io dico veramente, cerchiamo di recuperare questi benedetti sensi che ci danno la percezione di quello che vogliamo essere e di quello che siamo, ma ci stanno allontanando un po' i social, le cose, sì, dai sensi e dalla puzza che ognuno di noi deve avere intorno per potersi riconoscere. Perché sennò diventiamo delle cose di plastica e non vogliamo esserlo. È tanta, Tiziana Foschi, è proprio tanta. Sta arrivando anche a voi a casa, però vederla con gli occhi pieni di lacrime, che bella ragazza, meravigliosa ragazza. Faccia un'altra faccia. No, non è un invito a fare un'altra faccia adesso, no, voglio dire, era bellissima la faccia che stavi facendo, ma faccia un'altra faccia al Teatro dei Servi a Roma fino al 19 febbraio. Guardate un po', faccia un'altra faccia. Faccia un'altra faccia? No, quella che è non va bene, non funziona. Faccia una faccia più facciosa. E non faccia tutte ste moine, ste smorfiette, sono solo facismi, sfaccettature di un concetto di facciato. Lei lo fa per nascondersi. Sovrappone continue facce alla sua faccia. Non lo faccia. No, cerchi invece la verità in quella faccia, perché il pubblico è guardone. Il pubblico vuol vedere la sua faccia più intima. E allora faccia, ma faccia presto. Faccia presto. Ebbene. Perché poi c'è tutto dentro, no? C'è anche Shakespeare, c'è anche... sì, c'è Pirandello, no? Molto c'è Pirandello. C'è tutto dentro, c'è questo teatro che tu hai davanti agli occhi, ai tuoi begli occhi ogni volta che ti muovi, ogni volta che pensi, ogni volta che scrivi. Beh, adesso poi in particolare avere le persone davanti dalle quali senti non solo le risate con le mascherine, ma vedi anche le bocche allargare. Certo.
e anche gli occhi lacrimare è tanta roba. Era... No, scusate, ho perso l'attimo della domanda perché mi stavo godendo la faccia di Tiziana Foschi. A proposito di faccia, un'altra faccia, no? La sua, dice, dovresti dire il volto, il viso, senz'altro. La faccia, proprio quello che tu sei, dai. Quando l'abbiamo vista prima in corridoio, eravamo davanti al nostro... ci stavano mettendo i microfoni, no? La prima cosa, grazie. La prima cosa è grazie per quello che fai e per quello che sei. Poi... Grazie a voi. Sei tanta, Tiziana. Sei tante cose. Tante. La panterona della risata. Esatto. Stupenda, che mi ha detto posso fare così. Sì. Ma sei tante cose insieme. Grazie. Allora dico grazie a voi. Non posso prenderti in braccio, vero? No, pare brutto. Non lo posso fare. Mi dispiace. Allora, signori... Che cos'è questa fotografia? Per concludere. Bello, Antonio Pisu, col quale da 10 anni collaboro, facciamo, scriviamo, stiamo in scena, ci frequentiamo tantissimo e lui è anche musicista, anche cantante in questo spettacolo, è tanta roba anche lui e tanta empatia, quella che bisogna avere in scena. Non bisogna essere uniti perché due persone ti scelgono per contratto, bisogna stare lì e dirsi proprio qualcosa, raccontarsi qualcosa col corpo, con la fiducia nell'altro, con l'ascolto. Il teatro è tanto ascolto. E bisogna farlo tutti, anche sì, amatorialmente, bisogna farlo tutti, perché se non ascolti non riesci a fare teatro, non riesci a rispondere se non ascolti. Hai capito, Tiziana Foschi? No, l'abbiamo capita da sempre noi, però hai capito, la salutiamo così, una grande, splendida, meravigliosa, grazie, regina della risata e regina, grazie, di vita. Ed è il giusto, grazie, modo di vivere, posso dirlo? Giustissimo, grazie, modo di vivere. Allora, noi continuiamo a parlare di donne straordinarie. Vi portiamo in un paese, un piccolo paese in provincia di Padova, per incontrare 5 generazioni di donne, 5. Dalla trisavola alla neonata. È una famiglia che è cresciuta tutta intorno alla figura di una signora che... ha chiuso gli occhi qualche giorno fa, si chiamava Ermenegilda, è andata via a 102 anni, ha avuto una vita lunga, difficile, ma felice. Felice perché? Perché attorniata dall'amore di tutti e in particolare da questo amore tutto creato, fatto, fondato su tutte le donne della sua casa. Noi mandiamo un grandissimo abbraccio a questa famiglia così bella, questa famiglia che si racconta così all'ora solare. È un regalo essere una famiglia così. È un regalo perché non tutti ci arrivano. Il discorso delle 5 generazioni di donne è merito di mia nonna. Ho conosciuto mio marito nel 46. E nel 47 ci abbiamo sposato. Eravamo felici, i nostri bambini, che gli era 5, aspettavo il 6. E scoppia sta bomba grande da portarmi via mio marito. È morto per il caso del lavoro. Quel giorno là gli ho detto al padre in alto: dimmi, signore, chi sei che mi aiuta? Se non te mi aiuti te, non mi aiuterà nessuno. È il Signore, è il mega aiuta, sempre. La saggezza. Lei ha sempre la parola giusta per qualsiasi cosa le chiedi. È vero che ha trasmesso l'amore per il prossimo, perdonare il prossimo, che non sempre è facile. E questa è una cosa che lei ci ha sempre detto. Ma no, non litigare, lasciate andare. Lei ha trasmesso a noi la fede, la preghiera e poi la forza che troviamo nell'unità. E la fortuna è questa, la presenza. E siamo presenti tutte. E questa è l'unione della famiglia.
che questa è una cosa bella, insomma, esserci. Da piccola l'ho sempre sentita parlare bene delle persone. Una volta mi ha detto, piuttosto di parlare male del prossimo, di una persona, anche se qualcuno fa qualcosa, stai zitta. Penso che una cosa che ci accomuna sia me che mia mamma e mia nonna sia la buona voglia di fare con tutti, quindi la voglia di andare d'accordo, di cercare di unire sempre tutti quanti, la pazienza e sì, non perdere mai la calma e cercare di fare sempre le cose fatte bene. È una cosa che comunque abbiamo preso specialmente dalla bisnonna Gilda e che porteremo avanti sicuramente, spero anche la piccola Yvonne con la famiglia che farà anche lei. Il supporto della famiglia ci sarà sempre, come comunque per me, per mia mamma, per mia nonna c'è sempre stato, quindi quello penso non le mancherà mai. Ecco, io vorrei essere come lei. Cosa dire? Grazie mamma per quello che ci hai dato. Storie di donne straordinarie, storie straordinarie di donne che noi riusciamo a ritrovare, a rivedere, perché qualcuno in famiglia decide di raccontare tutto questo. Allora, si parte da un piccolo biglietto da visita, vecchio, vecchissimo, e la Porta Lettere è un libro edito da Nord, tutto da divorare e da amare profondamente, perché Francesca Giannone, che è qui seduta davanti a me, non solo è già arrivata ad un numero molto robusto di ristampe, ben arrivata Francesca, grazie. Paola, grazie. Abbiamo deciso di darci del tu, lei mi ha concesso questa possibilità. Questo libro è una storia vera, esatto, che chiaramente tu hai messo in forma anche di romanzo, che parte da... Da un biglietto da visita. Esatto, un biglietto da visita di vecchio di 100 anni che ho trovato in un cassetto di famiglia. C'era scritto soltanto Anna Lavena Porta Lettere. Anna Lavena Porta, esatto. Lettere, Lecce, Lizzanello. Esatto. Io mi trovavo a casa dei miei durante il lockdown e quindi ho cominciato a fare una serie di ricerche su di lei, scoprendo appunto una donna straordinaria che era la mia bisnonna. La prima portalettere donna del Salento, una figura storica che finora non era mai stata omaggiata da nessuno e di cui in tanti non conoscevano l'esistenza. Non conoscevamo la storia, invece questa storia era tutta da conoscere. Allora sapete che cosa facciamo? Ci fermiamo soltanto per un attimo, accendendo in tutti voi una grande, tanta curiosità, perché questa donna che arrivava dalla Liguria riesce a fare la sua rivoluzione, anche culturale, spostandosi da un luogo all'altro del nostro paese, e soprattutto non immaginava di avere una bisnipote che un giorno in maniera splendida avrebbe raccontato tutto questo. Ci vediamo tra un attimo, Laura Solare, grazie. La casa editrice Nord ha pensato saggiamente di pubblicare questo libro di Francesca Giannone, La Porta Lettere, l'Italia degli anni 30, una storia vera, verissima, la prima donna portalettere nel Salento, nel sicuramente, Salento. La tua bisnonna Francesca. Esatto, si chiamava allora. Anna Lavena, era ligure, sposò il mio bisnonno, sì, su a Pigna, lui faceva il finanziere al Nord, poi per un caso che insomma non riveliamo, che si scoprirà, no, leggendo il libro. Sono loro? Sì, esatto, sono loro. Eccoli qua. Mio bisnonno Carlo e Anna alla sua destra. Già in questa foto, vedi Paola, c'è il suo, come dire, il suo spirito rivoluzionario, perché a quei tempi era la donna che era seduta e l'uomo in piedi dietro di lei come a proteggerla, no? E invece lei sceglie di stare in piedi. Esatto, di invertire le cose con uno sguardo molto, molto fiero, quindi insomma era una donna combattiva. Insomma, arriva al sud e si ritrova in un paesino di poche migliaia di anime in cui non si rispecchia, in cui fa fatica a riconoscersi perché ogni cosa è diversa da come la conosceva. La lingua che sente parlare, il dialetto locale, è una lingua che non comprende. Tutto intorno, non ci sono le sue montagne ligure, non ci sono i suoi boschi di castagni, quindi diciamo che si ritrova in una dimensione in cui anche le donne sono diverse da lei. Io volevo arrivare a questo, anche quello era così, anche le donne, le donne erano donne chiaramente, ma c'era una cultura diversa, sì. C'erano due letture della vita
Esatto. Che differivano. Esatto, la cultura era prevalentemente maschilista, siamo negli anni 30 nel profondissimo sud, e le donne erano comunque costrette a stare sempre un passo indietro rispetto al marito, o relegate comunque in casa a occuparsi dei figli. E sedute in fotografia. Sedute in fotografia, per sintetizzare, esatto, tutto, no? Esatto, cioè, è seduta in fotografia. I lavori concessi alle donne in quel periodo erano molto, molto limitati. Alcune lavoravano la terra, c'è chi faceva magari la sarta, però finiva lì, non c'era questa gamma di possibilità di poter lavorare. Insomma. E la bisnonna Anna viene a sapere che c'è un concorso delle Regie Poste. La cosa interessante è che sia un concorso aperto a tutti, perché diversamente una donna non avrebbe potuto vincere, certo, come lei fece quel concorso. Certo. E lei diventa la portalettere. Esatto. Muore il portalettere del paese, viene messo un annuncio dalle Regie Poste, all'epoca era un concorso per titoli. Esatto, quindi lei si presenta, questa scena è descritta molto bene all'interno del romanzo, insieme poi ad altri due aspiranti portalettere che però non hanno titoli di studio alti. Mentre lei? Lei sì, e quindi lei vince grazie alla sua istruzione. Chapeau. Questo giusto per le cose lì non cambiano mai, esatto. Cioè, con l'istruzione, ecco perché quando viene negata la scuola alle donne, quando viene negata l'università alle donne, quando viene negato ogni diritto alle donne di istruirsi, di crescere, di capire, quando si chiude un libro in faccia ad una donna e si dice questo non è per te, si fa un danno irreparabile. Assolutamente. Irreparabile. E quindi Anna vince il suo concorso. Esatto. E indosserà i pantaloni, Francesca, nel senso, perché sarà la prima diventando donna. La portalettere, prima a piedi, poi armata di bicicletta. Sarà la prima donna a indossare i pantaloni in paese. Bisogna leggere, sì, il tuo libro, sia chiaro, ma questo ruolo che lei arrivò ad avere, come venne visto in famiglia? No, perché forse in famiglia anche bene, ma poi c'era tutto un circondario di voci, di frasi, di esatto. Ma ti pare che una donna faccia quel tipo di lavoro, ma perché, ma per come, insomma. Esatto, lo stesso Carlo, il marito, non è contento quando lei comunica di voler partecipare al concorso, perché comunque Carlo è un figlio del sud, pur avendo vissuto al nord, torna in quella dimensione, si lascia condizionare, cioè, ovviamente. Si no, richiude. Esatto, dalla mentalità del paese. L'unico che la sostiene è il cognato Antonio, che si innamora follemente di lei, e ci sarà questo filo rosso di questo amore taciuto che percorre tutto il romanzo. Ora, se la nostra Francesca Giannone avesse inventato tutto questo, già sarebbe degna di tutte quelle ristampe che la casa editrice Nord sta portando avanti. Siamo già alla quarta. No? Ecco, questo è un libro che sta andando a ruba, letteralmente, e te lo meriti. Grazie. Creare invece una storia che è vera, sicuramente non cambiando, ma accompagnando la storia all'interno della necessità di essere romanzo, ti è stato possibile grazie alla tua tenacia, al chiedere, perché tu hai ricostruito tutta, esatto, questa vicenda umana. Ci ho impiegato dei mesi, ho fatto un sacco di ricerche storiche, ho raccolto testimonianze orali, soprattutto da parte dei vecchi del paese che ancora si ricordavano di questa bella portalettere. Se la ricordavano ancora come una donna diversa dalle altre. Mm. Comunque è rimasta la forestiera fino alla fine dei suoi giorni, nonostante abbia vissuto a Lizzanello per più di 50 anni, però alla Caspita, fine... forestiera arrivata forestiera, e forestiera se esatto, è andata, Esatto. Nonostante fosse quella che poi alla fine entrava nelle case di tutti, grazie al lavoro che faceva. Il portalettere, da qui anche il valore dell'istruzione, beh, sicuramente dovevi saper leggere, se no l'indirizzo come facevi a interpretarlo. Esatto. Il portalettere era anche quello che leggeva le lettere che arrivavano, per esempio le lettere che arrivavano dal fronte, le lettere che arrivavano da un'altra parte del globo, perché la migrazione era stata fortissima, quindi lei è stata anche quella cerniera di vari sentimenti. Sì, no? Stato un collante, perché poi lo racconta anche nel libro, ed era la realtà, lei leggeva le lettere agli analfabeti,
la maggior parte era analfabeta, ma leggeva anche poi le missive degli amanti segreti, era costretta a leggere anche quelli. Quindi in qualche modo diventa depositaria dei segreti del paese, nonostante certo. ciò viene additata come la forestiera, come quella che non è una di loro, non sarà mai una di loro, perché ha usato troppo. Rispetto sì, insomma, alla comunità. Ha fatto un passo molto lungo, non più lungo della gamba, aveva le gambe lunghe, non ne sappiamo la misura, ma metaforicamente parlando aveva le gambe lunghissime questa donna che arriva, è stata anche madre. Esatto. Poi tu racconti nel libro anche questo iter così, così doloroso e così importante. Preparava il pesto da brava ligure, che, come dire, quando si esatto. mettono a preparare il pesto ce n'è solo per loro. Però anche quello era un, nonostante sia un cibo, perché è un cibo il pesto straordinario, anche quello veniva da una terra lontana? Sì, esatto, lei lo preparava ogni domenica, anche nel romanzo il personaggio sì. lo prepara ogni domenica, però ad esempio Agata, la cognata, che è la moglie di Antonio, quando vede questa crema verde ha una reazione di rifiuto e dice cos'è quella cosa, non è roba nostra, non la voglio. Non è roba nostra, fatalmente, insomma il tuo romanzo racconta anche... Guardate questa foto, com'è bella, qui siamo già, questo è proprio ritratto di famiglia. Esatto, c'è Anna, il piccolo Roberto in braccio che poi sarebbe mio nonno, Carlo sulla destra, in piedi c'è Antonio. L'altro è un terzo fratello, di cui però non ho raccontato nel romanzo. Nel romanzo, Antonio insomma è quello con i baffi, anzi tutti e due i fratelli hanno entrambi i baffi. Esatto. Ritrovare questa storia, raccontarla... avere voglia di narrare con la storia di Anna tantissima della nostra storia. Poi sai Francesca, la bellezza del tuo libro sta nel fatto che questa storia, cambiando determinate cose, è la storia di tantissime donne ovunque nel mondo. Per noi di un'altra epoca, oggi ci sono donne che in questa epoca cercano di certo. poter lavorare, di potersi non affrancare dalla famiglia. La famiglia è importantissima, ma avere un proprio ruolo. Ecco, sai di aver regalato anche un passaporto per il futuro a tante donne. Io ti auguro che questo libro sia tradotto. Una bellissima cosa, come l'hai detto, lo spero sia tradotto tanto. In tante lingue, perché ci sono tante Anna ancora in giro al giorno d'oggi, in altri paesi molto lontani da noi. E dunque, il piccolino è tuo nonno. E mio nonno Roberto, esatto. E tua mamma l'ha conosciuta? Ovviamente Anna. Sì, mia mamma era la nipote prediletta di Anna ed è diventata la depositaria di tutto. A lei le ha consegnato il biglietto da visita, tutti i suoi carteggi, documenti, queste vecchie foto che stiamo vedendo, il mortaio vecchio insomma di 200 anni perché se sono passato da madre in figlia, quindi apparteneva Meraviglia. Addirittura alla bisnonna. Della mia bisnonna. La bisnonna della tua bisnonna. Ha un valore altissimo quel mortaio, mia mamma lo custodisce in casa. Qui ti faccio, eccolo qua, eccolo, guardate. È questo, esatto. E questo è questo. Qui parliamo di opera d'arte, perché il pesto se lo fai qua dentro, sì. garantiamo, viene un'altra cosa, cioè viene il pesto, se lo sai fare chiaramente. Ti chiedo ancora una cosa, Francesca, a volte queste storie, anche se tu sei giovanissima, ma rimangono davvero chiuse nel cassetto in attesa che qualcuno impedisca che gli altri dimentichino che cosa è stato. Esatto, esatto. Io diciamo che ho raccolto una promessa. La mia bisnonna prima di morire ha detto a mia mamma queste parole. Non voglio essere dimenticata. Tesoro. E diciamo che dopo tanto tempo, tanti decenni, ho cercato di esaudire la sua ultima volontà e questo romanzo nasce per dirle ok, non ti dimenticherà nessuno, non ti preoccupare. Cioè, a partire da me che sono la tua bisnipote, forse ti ho dimenticata per la maggior parte della mia vita, adesso no. Della tua piccola e giovane vita, però poi dopo quando ti sei messa a studiare non ce n'è stato più per nessuno, tant'è che, scusate, questa... la dimensione del libro e sono garantiamo più. Si divora letteralmente. Non è ancora finita, aspettate un attimo. Allora, in onore della bisnonna Anna, noi siamo andati al Museo della Lettera d'Amore. Ci racconta tutto la nostra Marta Manzo, perché è anche giusto che perché non si dimentichi tutto ciò che d'amore scritto su un foglio di carta venga conservato. Guardate. Gabriele mio, unico mio pensiero,
Per fortuna che la tua del 9 e quella del 10 sono giunte unite, altrimenti chissà quale lettera ti avrei mandato se avessi avuto da rispondere alla tua prima. È iniziato tutto tra me e mia moglie Giuseppina quando eravamo giovani. Ci scrivevamo lettere d'amore perché io ero in Abruzzo e lei in Campania. Mi ha scritto una lettera la prima volta, bellissima, alla quale non ho potuto fare a meno di rispondergli. E da allora abbiamo continuato per circa un anno questa corrispondenza. Le lettere d'amore ci hanno talmente unito che abbiamo pensato di creare un concorso, il premio Lettera d'amore. E nel tempo, in 10 anni, ci sono arrivate talmente tante lettere da tutto il mondo che non sapevamo più dove metterle, ed è così che è nato il Museo della Lettera d'Amore. Ho provato molta gioia nel posare i miei occhi sugli scritti di colui che tanto amo, di stringere fra le mie mani quel foglio tanto fortunato che è stato così utile a te per inviarlo alla tua Totina, che ti ama. La prima donazione è stata quella del celebre scrittore Ugo Riccarelli. Oggi ne abbiamo 25.000 di lettere, cartoline epistolari storici, tra cui 5.000 che sono state donate dai Papa Boys e che sono testimonianze per Giovanni Paolo II. Sono quelle che sono state deposte accanto alla sua bara nel giorno dei suoi funerali. Carissimo Papa, ti ringrazio per la felicità che ci hai trasmesso e per il bene che hai dato a tutte le persone. Non ti ringrazio solo per questo, ma ti ringrazio anche per la gioia, la felicità, l'amore, la bontà e il rispetto che hai dato a noi e che hai avuto con noi. Non sono solo le parole che ci commuovono per i sentimenti, ma anche le buste quando le apriamo. Troviamo dentro bigli, oggetti, matite, appunti, ma perfino il profumo che esce da queste buste, che parla di vita, di esistenza, profumo di pane, di gelsomino, di cioccolata. Per cui noi ci siamo affezionati a questi oggetti, a queste cose. In questo museo noi conserviamo l'amore, sono storie che parlano dell'energia più grande che pervade tutto il nostro universo. È un luogo pieno di sentimenti e di emozioni, e noi questo volevamo, un posto dove quando entri senti ancora l'amore nell'aria. Ti amo nel vero senso della parola, non per capriccio, non per scopo di interesse come potresti pensare, ma solo perché tu mi piaci. Perché la tua persona, i tuoi modi di fare, i tuoi sentimenti mi rendono felice. Scrivimi sempre, unico mio sollievo. Ma alla faccia dei cinici, di quelli che dicono troppo amore, troppa melassa, ma viva l'amore raccontato nelle lettere, chissà quante che lettere meraviglia. D'amore... Che bello, Marta Manzo, grazie, grazie a chi ha ideato questo museo. Chissà quante lettere d'amore avrà letto tante. La bisnonna Anna. E tante ne ho trovate nel cassetto. Tante? Sì. Ci sono? Le ci conservate? Sono, ci sono, le conserverò sempre. Sì. Ecco qua, questa è una firma di una lettera. Questa lei scriveva dei messaggi d'amore al mio bisnonno sul retro delle cartoline. Sono tua per sempre, Annetta. 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 Quanto è bello dire i vezzeggiativi, prendere un nome e trasformarlo in vezzeggiativo. Insomma, leggetelo questo libro, compratelo, uscite di casa, andate a comprare questo libro, leggetevelo tutto, perché è bellissimo e non sono soltanto io a dirlo, è tutta la redazione dell'Ora Solare, siamo tutti noi lettori di Francesca Giannone, che oltre a essere molto bella, molto tenace e sa raccontare molto bene le storie che sono vere. Grazie, e ci aiutano a crescere. Grazie, grazie Francesca, grazie, grazie infinite. La nonna Anna Annetta non è stata dimenticata. Questa è l'Ora Solare, grazie a tutti signori. Oh. Grazie.